Ciao Cinefusi.it, ho recuperato il nuovo film di Nanni Moretti intitolato Il Sol dell'Avvenire, che è uscito nelle sale italiane il 20 aprile, ma verrà presentato a Cannes. E con questo film Nanni Moretti ripercorre un po' quella che è la sua filmografia, si fa un po' un esame di coscienza, ma secondo me il richiamo più grande lo fa Palombella Rossa. In quel film il protagonista era un palavolista e comunista che perdeva la memoria e questa perdita di memoria rappresentava la metafora di un comunista che non si riconosceva più nel suo partito, che era disorientato. Poi ci sono tanti altri richiami a tanti altri suoi film, ma secondo me questo è il richiamo probabilmente principale, perché c'è tanto comunismo anche nel Sol dell'Avvenire, che pur non essendo un non morettiano, i preferiti miei di Moretti sono probabilmente Habemus Papam e La stanza del figlio, e non essendo morettiano, devo dire che Il Sol dell'Avvenire non mi è dispiaciuto. Il protagonista è Giovanni, interpretato ovviamente da Nanni Moretti. Giovanni è un regista, sta girando un film sulla rivoluzione ungherese del 1956 e i protagonisti di questo film che sta girando sono Ennio e Vera. Vera è interpretata da Barbara Bobulova ed è una militante comunista, invece Ennio è interpretato da Silvio Orlando ed è il segretario del Partito Comunista Italiano, nonché redattore dell'Unità. Cosa succede? Succede che loro due non vanno d'accordo a livello politico. Direte, ma sono comunisti entrambi, come non vanno d'accordo? Eh no, non vanno d'accordo. Non vanno d'accordo perché Ennio sposa l'idea del suo partito, invece Vera sposa la causa ungherese. Nella vita vera, Giovanni non va d'accordo con sua moglie Paola, interpretata da Margherita Bui. Perché? Perché Paola è cambiata e non lo sopporta più Giovanni, che invece è rimasto lo stesso uomo di un tempo e si atteggia in una maniera completamente anacronistica. Tanto è vero che Paola è una produttrice, va a produrre un film non diretto da Giovanni, e a una certa Giovanni, mentre lei sta girando il film, interviene e scombina tutta la lavorazione del film parlando della violenza e di come la violenza adesso è una violenza senza senso, una violenza adrenalinica, è una violenza soltanto visiva ma poco significativa, poco riflessiva e infatti fa tutto un discorso appunto sulla violenza e qua ti fa già capire quanto appunto Giovanni è rimasto ancorato ad un determinato periodo storico che comunque non c'è più, il tempo è passato e lo fa vedere anche bene quando contattano e i distributori di Netflix e Netflix non vuole comunque collaborare, non vuole distribuire il film di Giovanni perché è troppo lento e gli dicono appunto che la gente cambia canale adesso se entro 5 minuti non gli fai capire la trama, non ci sono stravolgimenti narrativi e Giovanni però queste cose non le capisce e non ci riesce proprio e quindi è la storia di un uomo che si sente disorientato, che non si riconosce più in questo mondo, seguendo un po' quella che è la scia della dolce vita, per dirvi la dolce vita qui sarà presente a livello proprio visivo e non è proprio un caso, o anche che ne so, a Smog di Franco Rossi, che comunque ha avuto meno successo della dolce vita, o comunque a tutti questi film dove ti fa vedere un uomo alienato all'interno di una società, o anche allo stesso La grande bellezza di Sorrentino. Ma con questo film ho trovato interessante, a parte lo scontro, diciamo, più che generazionale, lo scontro tra Giovanni e il tempo. Ho trovato interessante quanto Giovanni si autocritichi, Nanni Moretti, più che Giovanni, Nanni Moretti si autocritica molto, perché lui sa che sbaglia, sa che comunque il tempo è cambiato, lui non riesce a cambiare e questo è un difetto che si dà. Però in questo senso ti fa tenerezza, è il finale che richiama un pochino quello di 8 e mezzo, un finale circense, finale di 8 e mezzo che poi ha fatto la storia del cinema, è stato anche ripreso abbastanza da Tim Burton in Big Fish, un finale splendido, secondo me, quello di Big Fish. E anche qui un po' a livello soprattutto visivo me l'ha ricordato un po' quello di 8 e mezzo, ma comunque è un finale comunque ironico, è un finale ironico ma allo stesso tempo molto personale. Questa cosa l'ho trovata comunque interessante. Cosa non mi è piaciuto però del Sol dell'Avvenire? Ho trovato Silvio Orlando particolarmente marginale. Potevano scegliere anche un attore molto meno famoso, perché usare Silvio Orlando per fargli fare una parte così comunque dove è veramente ridotto ai minimi termini fino all'osso, ma è proprio
Tutto ciò che riguarda la storia del film nel film che non mi ha particolarmente convinto, diciamo che il gioco metacinematografico secondo me non funziona particolarmente, invece funziona molto bene o comunque molto meglio tutto ciò che riguarda la lavorazione di questa pellicola e di quello che succede al di fuori. Però allo stesso tempo comunque ho capito qual era l'idea di Nanni Moretti, cioè fare vedere due conflitti tra marito e moglie, dove nel film, i due non vanno d'accordo per una questione prettamente politica ed erano altri tempi dove Nanni Moretti, soprattutto un tempo, faceva comunque film incentrati soprattutto su quello, sulla battaglia politica, sulla questione politica. Invece, nel mondo reale, nel mondo soprattutto attuale, perché di attualità si parla, il marito e moglie non vanno d'accordo, ma non tanto per una questione appunto politica, quanto perché comunque Moretti è un uomo di altri tempi, invece sua moglie è riuscita a cambiare. E in questo senso, infatti, Nanni Moretti si riconosce molto in Silvio Orlando in questo film, il suo alter ego. E tutto questo discorso, secondo me, fila abbastanza bene. Avrei però voluto un po' più di forza nel gioco proprio metacinematografico. Però comunque devo dire che, pur non essendo appunto un non morettiano, devo dire che non l'ho trovato male come pellicola. Strappa qualche sorriso, ma comunque porta anche a qualche spunto di riflessione e appunto mi ha divertito questa autocritica che si fa Nanni Moretti, dove però non smette comunque di sognare il suo comunismo utopico, appunto, con un finale che ti lascia comunque un po' di ironia. Detto ciò, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, diteci se vi è piaciuto il Sol dell'Avvenire, cosa ne pensate di Nanni Moretti e ciao cinefusi.it.